sapevamo che dovevamo incontrare una squadra molto ben organizzata, che si chiudeva tutti indietro e ripartivano, più o meno la partita come contro il Chievo. Quello che ho chiesto ai ragazzi in intervallo è di comunque di non mollare, di continuare a crederci, di aver pazienza, perché sicuramente in 90 minuti ci capiterà un'occasione, due, per farci gol. L'importante è mantenere la concentrazione in fase difensiva e sacrificarsi come hanno fatto. Di solito quando abbiamo questo atteggiamento in campo, con questo spirito, vinciamo le partite. Se abbiamo vinto è soltanto merito loro, perché sono stati bravissimi crederci, anche se comunque, come ho detto, è difficile giocare contro queste squadre, perché comunque tornando tutti indietro c'è poco spazio. Poi, essendo terza partita in 6 giorni, dovendo vincere per forza, dovendo fare la partita, non è stato facile, però alla fine siamo riusciti e sono contento. D'Agostino comunque che gli risponde bene il ginocchio, che non si gonfia e tutto. Che si continua a allenare con la continuità come sta facendo, è un giocatore importante, un giocatore che a mezzo campo si fa sentire, perché è uno che sa giocare la palla, tecnicamente bravo, e con lui sicuramente abbiamo più qualità, non è che lo scopro io. Per quanto riguarda Cerci, si sta riprendendo, perché adesso dopo il gol che ha fatto sta bene anche psicologicamente, non ha più questi problemi che ha avuto all'inizio, sta meglio fisicamente, si vede anche, perciò sono giocatori che comunque ti possono fare la differenza, bisogna solo crederci e bisogna che loro credano in quello, ma comunque siamo sulla buona strada. Lajic lo conosciamo, comunque ha avuto poco spazio da quando è tornato muto e tutto, ma è entrato in campo benissimo e infatti parlando anche con Adrian prima della partita gli ho detto di comunque, se era stanco e tutto, se non si sentiva, meglio che stava in panchina, non rischiamo nulla, invece ha voluto giocare a tutti i costi, e sappiamo comunque che Adrian in casa specialmente è temuto dagli avversari e tutto. Poi dopo quarto d'ora, 20 minuti ho capito che non stava bene, perché non ce la faceva, tanto è vero che doveva stare su con Luci, ma non ci stava mai, allora mi sono anche arrabbiato con lui, perché gli ho detto, se o stai con lui o ti butto fuori. Poi avete corso, ma si vedeva che era troppo stanco, che è anche comprensibile. Volevamo fare quel cambio anche prima che si facesse male, ma lui è stato più veloce di noi e purtroppo adesso vediamo quello che succede.